الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا صراط المستقيم امين. الله اكبر الله اكبر. Sono a Calcutta. Ho aspettato finora a scriverti perché avevo paura che all'ultimo momento mi lasciassi prendere dal panico. Arriverò nei prossimi giorni. Sono convinta che possiamo riprovare a stare insieme. Ti amo ancora, Liz. Dottore! 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 Stanno cadendo! Hanno diavolo dentro. Raccolgo tutto qua. No, non ci andiamo. Oh, perché no? Che succede stavolta? La piantagione, dottore. Stamattina mi sono detto, come sindaco di Selim, io devo intervenire laggiù.
Ma poi ho detto, no, è uno sbaglio. Il sindaco non deve intervenire nelle faccende della piantagione. Vedi, Tuan, la difficoltà è... che tu non sai deciderti. Tu scherzi sempre, eh? Per incontrarlo? Sì. Si porti me. Prego, dottore, prego. Vedremo. Porta dentro la roba. Sì, dottore. Susi. Ciao. Molto bene. Molto bene. Buongiorno, dottore. È arrivato circa mezz'ora fa. È tutto pronto. Ci sono anche dei fiori in casa. Bene. I Binsos hanno pagato il conto, mica male per una tonsillite, eh? Niente di nuovo? No, tranne che l'appendicite è ansiosa di andarsene. Deve sposarsi fra pochi giorni. Davvero? E il caso di Vaiola? Temperatura 38 stanotte, stamane 37. Ah, migliore. C'è un altro caso di Vaiola nella valle. Ho mandato Dolian. Domani cercherò di andarci io. La gente non viene mai a farsi fare le iniezioni. Io e lei dovremmo andare là più spesso. Le pare? Sì, dottore. Come ti senti questa mattina? Quando la temperatura andrà giù starai molto meglio, vedrai. Sì, dottore. Vuol far lei l'ambulatorio? Andiamo. Sì, sorella. Badi al vecchio Jian Ting, ha un aspetto che non mi va. È polmonite. Sì, dottore. Ehi! Piccola! Non fare così, non fare così! Che hai? Non ti piace il servizio della casa? È una sua paziente. Oh, Dio, ammazzo! Andiamo. Grazie. Prendo valigia, signora. Dottore ha detto... Va bene, costi. Non essere noioso.
Ciao. Ciao. Costi è il mio braccio destro. Ciao, Costi. Ciao, signora. Fatto buon viaggio? Ottimo, grazie al console. È il dottor Winnon, vero? Colonnello Asbrook, lieto di incontrarlo. Aspettavo da tempo di venire qui e non ho resistito all'occasione di unire il dovere con il piacere. Sembrava che dovessi venire in un carro a buoi, ma appena hanno saputo che ero tua moglie, si sono addirittura fatti in quattro. Sei una specie di leggenda, sai. Ho fatto preparare una stanza per lei. Grazie. Ah, non è un granché. È tutto qui? No, ce ne sono altre. Sempre la stessa Liz. Sbagli. Un'altra Liz. Costi! Da una mano. Sì, è questa la casa. Piuttosto misera, ma è... Oh, ma è... Beh, non la porto in braccio al di là della soglia? Su, Costi, porta le valigie dentro. Simpatico, da dove vieni? Ero all'ospedale quando sono arrivato e è rimasto qui con noi. Ah. Beh, eccoci qui. Cosa bevi, Liz? Qualcosa di molto freddo. Asbrook? Birra ghiacciata, se possibile. Allora, grazie a lei. A me. Sicuro? Non è stato lei che mi ha fatto mandare questo? Può darsi. Funziona? Benone. La regola è siero da una parte, bibite dall'altra. Non si sbagli, eh? Dovrei tenerlo all'ospedale, ma Anna vuole che lo tenga in casa. Chi è Anna? La capo infermiera. La direttrice? Più o meno. Non ci badiamo troppo ai titoli. Che fiori incantevoli. Sono orchidee selvagge e crescono ovunque qui. E chi bada a te? Sì, voglio dire, oltre a Costi. Il personale dell'ospedale, fanno una specie di turno, va bene? Certo. Tengono la casa pulita, eccetera. Lei quanto rimane? Riparto domani. Un'ispezione. Jagilla, Randan, Teca, Calipan. Il resto del viaggio sarà una noia. Bravo, Costi. Prendi anche le altre. Vuoi vedere la tua stanza e cambiarti? Sì, grazie. Si serva un gin e penicillina. Ah, no. Questa è la stanza più fresca della casa. È esposta a nord. La mia è dal lato opposto. E ora ti faccio vedere che lusso. Oh. Che ne dici? Funziona. Beh, pompi l'acqua fino quassù e poi viene giù di là. Nella stagione delle piogge straripa un po', però in compenso durante quella secca ci fanno il nido i serpenti. Senta, Window, venga qui un attimo. Che sta succedendo? Ma è il benvenuto ufficiale alla moglie del dottore. Non dovrò fare un discorso, vero? No, quel signore col casco farà abbastanza discorsi per tutti. Vogliamo andare? In nome della mia gente, io, l'Olivar, sindaco di Selim, ho l'onore e il piacere di porgere un cordiale benvenuto ad una persona che spero resterà a lungo con noi. Il nostro affetto per il dottore, che tanto ha fatto per portare salute e felicità a questo villaggio, non conosce confini. Questa ghirlanda è pegno? E dov'è la ghirlanda? Dov'è? Ah, eccola qui! Questa ghirlanda è un segno della nostra Letizia che il nostro dottore si è ricompensato della sua bontà avendo ora una donna al suo fianco per il diletto dei suoi occhi, la cura della sua persona e il conforto del suo cuore. (Ride)
Grazie. Grazie, Lolli. Tante, tante grazie. Il colonnello Asbrook, il sindaco di Serena. Molto piacere mio. Ora voglio presentarti un amico, padre Amian. È il nostro saggio, gli siamo tutti devoti. Soya parabini, soya parakau. Selamat datang. Saya sangat suka hati atas kedatangan Mem. Saya harap Mem suka duduk di sini. Mem punya laki pun senang hati juga. Dice che è molto onorato per la tua visita e spera che tu resterai. Ringrazialo per la sua cortesia e digli che lo spero anch'io. Ci sono guai. Cosa c'è, sergente? La zampogliera, un po' che siamo Si sono ribellati. Il signor Patterson mi ha chiamato. E questi feriti? Mi hanno attaccato e mi sono difeso. E Patterson ha dei feriti? E il signor Patterson mi ha dato mano libera. Davvero? Beh, farò in modo che questo non accada più. Mai un minuto di calma, eh? Come potevo sapere che Lonsang li ferisse così? Ma tutti qui sanno chi sia Lonsang. Perché lei l'ha chiamato? Perché quei tipi non obbediscono agli ordini della compagnia. Sì, ma sono stati feriti seriamente. Lei saprà certamente come vanno trattati. Sì, e quando li conoscerà come me lo saprà anche lei. Siamo in Oriente, non a Londra. Senta, Widow, lei sa bene che cosa c'è in ballo, la gomma. La gomma ha fatto di questo paese quello che è. Ma questa sì, gente non potrebbe vivere senza. Bene, fanno una storia per il riso. Vogliono coltivare il riso. Vogliono la mano d'opera per coltivarlo, eppure hanno quello che gli serve. Noi glielo diamo una volta al mese in abbondanza, ma loro vogliono coltivarlo lo stesso. Ma se ci tengono, lasciateli fare. Non è vero! Oh, ma come posso farglielo capire? Tutta questa storia del riso è una scusa per un paio di agitatori. Sciocchezze. Vogliono qualcosa che non vi piace e li chiamate agitatori. Ma sai che questa gente guidata dai rossi che è in contatto con loro? Che il giovane Vidal e padre Amian sono implicati? Non mi risulta, per lei quanto è più ingenuo di quanto credevo. Per questo ho dato un esempio, per questo ho licenziato Vidal. Licenziato? Sicuro. Ma lei non può licenziare e far picchiare la gente. Non siamo nel Medioevo. Così lei cerca dei guai. Senta, Windom, non sono uno scemo. Pensi agli affari suoi, non si impicci della pianta. Quando la gente arriva ferita all'ospedale sono affari miei. Ma in quanto agli agitatori parlerò a Jean. Credo che lei abbia torto. Jean, tu sai che io e tua sorella siamo vecchi amici e perciò... Rispondimi francamente. Sei in contatto con i ribelli? Ma dottore, mio fratello... No, per favore, deve rispondere lui. Perché lo pensi? Non è che lo penso, ma voglio saperlo. Tu e padre Amian simpatizzate con Tancar? Questo lo dice Patterson, eh? No, Tuan, dottore, non è vero. Va bene, non ti preoccupare, volevo solo saperlo, ecco tutto. Siedi. Perché fai il facinoroso? Lo sai bene che Patterson è un tipo collerico. Perché provocarlo? Per esempio, tieni un comizio proprio dentro la piantagione. Te l'ha detto Amian di farlo? Padre Amian ci dice di non fare niente che possa causare violenza. Lo so che lo dice, ma tu fai il contrario. Hai visto i tuoi amici in corsia? Guariranno presto, dottore. Sì, ma si trovano lì per colpa tua. Mi dispiace che sei in collera. Non sono in collera, vorrei fare qualcosa per voi. Sono convinto che sbagliate. Tuan, dottore, ho tenuto il comizio perché vogliamo coltivare il riso. Ma perché? Patterson mi dice che ve lo fornisce lui. Ma perché ci costerebbe molto meno e ci sarebbero più quattrini per altre cose. Beh, se è tutto qui, penso di poterlo convincere a darvelo a me. No, ci sono altre ragioni, dottore. È difficile spiegare. Vedi, Tuan, il riso è parte della nostra vita. È parte di noi. Voi in Europa siete quello che siete. Per cose grandi, le università, le industrie, le grandi città sono cose importanti per voi. Per noi le cose importanti sono molto piccole, molto semplici. Il nostro villaggio, il nostro riso. Ti sembra stupido? No, capisco bene. Ma sarà difficile spiegarlo al signor Patterson. Il signor Patterson non ti ascolterà affatto. Di questa faccenda del riso non vuole saperne. Il signor Patterson è convinto che se coltiviamo il riso diverremo indipendenti dalla piantagione e trascureremo la gomma. È vero?
Ci credi tanto sciocchi? Credi che non sappiamo che significa la gomma per noi? Non vogliamo perdere i nostri mezzi di vita. No, le donne coltiveranno il riso, dottore. La piantagione non ne soffrirà. E dove vorreste coltivarlo? Potremmo affittare la terra della compagnia. Noi non chiediamo nulla gratuitamente. Beh, parlerò col signor Patterson per vedere se ti riassume. Tu intanto parla agli uomini, che lavorino in tranquillità, secondo i regolamenti della compagnia. Ci proverò. Proverò anch'io. Devo occuparmi un po' dei malati adesso. Ciao. Che farà tutto il giorno quando lui è all'ospedale? Leggerò, baderò alla casa, rifarò la moglie del dottore. Liz, credo che tutto andrà bene, ma se per caso avesse bisogno di aiuto, me lo faccia sapere. Naturalmente, George, ma non accadrà. Grazie lo stesso. Scusi se la disturbo, signora Windham. Sono Anna Vidal. Ero in servizio quando è arrivata e così non ho potuto salutarla. La capo infermiera? Sì, signora Windham. Non so, non l'immaginavo così giovane. E così carina. Oh, prego, resti con noi. No, grazie, devo tornare all'ospedale. Ma se lei mi scusa, signora, il dottore mi ha chiesto di portarle del siero. Oh, naturalmente, faccia pure. Grazie. Grazie per il frigorifero. So che è qui per la sua insistenza. Il dottore non pensa mai alle sue comodità. Così noi badiamo a lui. La sua stanza è pronta, colonnello Hasbrook. Buonanotte, signora Windham. Spero che lei sia felice qui. Grazie, Anna. Sembra che sia arrivata appena in tempo. Lei è stanca, tolgo il disturbo. Dia la buonanotte ad Alec per me. Sì, ci vedremo prima che lei parta domani. E chi mi fermerà? Dorma bene. Posso andare a dormire, signora? Si intende. Tu abiti in questa casa? Sì, signora, sotto tavolo, in cucina. Di, dove sono i tuoi genitori? Oh, loro morti tanto tempo. E dottore, mio padre, ora. Tu, mia madre, ora, signora dottore? Vedremo. Grazie, signora, buonanotte. Buonanotte. Riprenderà, credo. Gli darò un'altra occhiata domani. Grazie per aver parlato a Gian. Salvo padre Amian, la sola persona a cui dà retta è lei. Allora speriamo che gli dica cosa giusta. Buonanotte. Buonanotte. Sembri stanco. Lo sono. Come stanno quelli della piantagione? Non c'è male. Ti trovi bene qui, vero? Fai la vita che ti piace. Più o meno, sì. Perché sei venuta? Ma non è ovvio. Sì. Non funzionerà, sai. Neanche senza di te funziona. Perciò sono tornata prima che tu rispondessi alla lettera.
Sai, non sono tornata per un impulso improvviso. Ho avuto tempo di pensare. Anch'io. Non voglio ricominciare le solite liti, non potrei sopportarlo. Liz, dobbiamo renderci conto che non ci siamo mai compresi. Noi la pensiamo differentemente su ciò che deve essere la vita di un dottore, ecco tutto. Ma ho cambiato le mie idee. Non ho più ambizioni per te. Non nello stupido modo di prima, cercando di farti diventare un dottore alla moda, pretendendo che tu vivessi a modo mio. Io non interferirò, voglio solo stare con te. La pensi così voglio adesso, aiutarti, ma poi... Voglio essere parte della tua vita. Ma se non ha funzionato a Londra, dove tutto ci favoriva, come ti aspetti che funzioni qui? Ma guardati attorno. Io sono un idiota di dottore a cui piace stare in un villaggio nella giungla. Salvo Patterson, non c'è un altro europeo in tutto il distretto. Cosa c'è per una donna come te qui? Eh? Cosa c'è? Ci sei tu. Liz, quando lo capirai che tipo di donna sei tu? Bada, non ti rimprovero, ma vedi, tu sei una donna a cui piace il lusso, l'allegria, i vestiti, i ricevimenti, le attenzioni, e questo è molto bello e per te va non bene, ma... Non mi è bastato. E la tua carriera? È finita. Sono contenta di aver raggiunto il successo, così mi sono accorta di quanto poco valesse. Sono davvero cambiata, Alec. Ah, l'ho già inteso dire. Quante volte abbiamo ripetuto tutte e due, per sempre, sono cambiato. Non ho voglia di ricominciare, perdonami. Scusa, ma non mi convinci. Sono tornata. Non significa niente. Non voglio offenderti. Non credere che tu non mi sia mancata, ma... Dobbiamo renderci conto di come siamo fatti, altrimenti seguiteremo a torturarci. Non senti più niente per me, proprio niente. Non lo so. Onestamente non lo so. Credo che dovrei provare e accettare questa tua... Non provare, per l'amor di Dio, non provare. Non forzare te stesso. Solo lasciami restare e poi si vedrà. Io ti amo, Alec. Buonanotte. Buonanotte. Quando verrà nella capitale faremo una bella festa. Beh, è ora che vada. I miei omaggi alla signora. Grazie. E a proposito, se permetti un amichevole consiglio, non si lasci mischiare. Sarebbe a dire? Nelle baruffe locali, intendo. Non dimentichiamo che siamo ospiti. Nessuna interferenza. Il suo lavoro è all'ospedale. Arrivederci. Arrivederci. Fanno un comizio al villaggio, Tuan. Dicono che fanno sciopero. Lo sapevi ieri sera quando hanno lasciato il lavoro? No, Tuan, non me lo hanno detto. Bene. Saya duka cita melihat orang-orang di kampung telah melanggar hukuman dengan tidak memberi amaran telah mogok. Saya suruh engkau orang balik kerja. Dr. Windham ada janji sama saya. Dia nak cakap lagi sama Tuan Patterson. Tuan Patterson banyak susah orang. Tetapi saya... E cosa intendi fare? Ma non so. Hanno fatto sciopero. C'è da raccogliere la gomma e quelli fanno sciopero. Sì, signor Patterson. La legge e l'ordine vanno rispettati. Io, tu potresti parlare agli uomini. Parlare agli uomini? E cosa credi che abbia fatto in questi giorni? Naturalmente in altri posti chiamerebbero le truppe, ma qui non ci sono. C'è solo la polizia. Allora chiama la polizia. Signor Patterson, io vorrei suggerirti, non credere che voglia far critiche, ma ci sono problemi al riguardo. Che problemi? Beh,
Long Sang è già odiato dalla gente, adesso... Informerò le autorità che non sai dominare la situazione. Oh, no, prego, signor Patterson, no. Che cosa suggerisci? Voglio far tornare gli uomini al lavoro, e non c'è che un modo. Oh, signor Patterson, non fare uso della violenza, ti prego, signore. Signor Patterson, signore... Signor Patterson, questo può essere un grosso sbaglio, ma... Perché tengo il tuo dottor di Roma Sacchet? Saya tunggu di sini. Ikut cakap saya. Pergi, lekas. Lo sciopero. Non si è potuto impedirlo e padre Amiens mi ha detto di venire da te. Sciopero? Sì. Su, vieni dentro. Sì. Cos'è accaduto? C'è stato il comizio e... Va nel mio ufficio. Resta lì finché non ti chiamo. Sì, tu, Aldo. Mi spiace disturbarla. Siamo venuti per Vidal. È qui, non è vero? Certo. Ce lo chiama, prego? Dipende, perché lo volete? Incitamento al disordine pubblico. La polizia prende le misure che stima necessarie. Che lei stima necessarie. Tu dovresti prendere ordini dal sindaco, esatto? Esatto. E che ordini gli hai dato tu? Beh, dottore, noi siamo tutti, beh, quasi tutti, uomini civilizzati, uomini di buona volontà, ma la piantagione è... Il tuo migliore cliente. Non le permetto. Sindaco, sergente, aspettate. Posso entrare dentro? Prego. Allora, dottore, cos'è che non le va? Il modo in cui lei affronta lo sciopero. Sarebbe semplicissimo, perché non vuole ascoltarli, discutere e mettersi d'accordo? È fuori questione, Lonsang ha già preso provvedimenti. La violenza non serve. Ma cosa suggerisce, la preghiera? Senta, Window, io e lei siamo i soli europei qui, dobbiamo restare uniti. Bisogna far finire lo sciopero. Se i caporioni fanno qualche giorno di prigione, gli altri tornano al lavoro. Abbiamo preso Amiens, vogliamo Vidal. Come avete preso Amiens? È stato arrestato poco fa. Nessuna violenza. Non hanno reagito. Lei ha fatto mettere in prigione l'uomo più amato e rispettato del villaggio. Deve essere impazzito. L'unica cosa che questa gente rispetta è la forza. Questa frase è vecchia. Sciocco idealismo. Ma se Amiens e Vidal erano coloro che cercavano di convincere gli uomini a tornare al lavoro. Pare che non siano riusciti a un granché. Via, dottore. Chiami Vidal e finiamola. No, mi dispiace. Lei rifiuta. Sì, rifiuto. Lo sa, arresta Vidal. Questo non può farlo. Dottore, io non voglio fare drammi, ma la polizia ha tutto il diritto... La polizia non ha il diritto di prendere un ammalato nell'ospedale. Malato? Esatto. Vidal è stato ricoverato stamane. Per cosa? In osservazione. Bene, dottore. Oh, signor Patterson, prego. Adesso... Dottor Windom! Paul! Paul!
me han sudamati. Bawa satu keranda. Bawa satu keranda. Lakas. Benden sonra mı yap? Bayılam. Bari ki tapiki Roma sakin. Pandil Jaya. Bay. È fuggito. Vado al villaggio. Che succede? Baik kau datang, Jan. Apa salah? Anak haram langsang tu. Tunggu saya! Dia tambarang. Dia tak tembak. Saya tembak! Bagaimana saya tembak! Jangan juga. Thank you.
Ho cercato di fermarli. È stato impossibile. Sono come pazzi. Torna in negozio a prendi lenzuola e asciugamani per fare delle bende. Sì, sì. Dottor Windom! Dottor Windom! Tuan, dottore, vattene. No, lascia che... Non voglio parlare con lui. Padre Amian. Padre Amian, Tuan. È stato Lon Sang. È stato lui. Tu va all'ospedale. L'ambulanza, falla venire qui al più presto. Badia dalam operating theater. Dottor Windom! Dottor Windom! L'agente del villaggio poco fa ha incendiato la casa del signor Patterson. E Patterson è salvo? Sì, ha cercato di opporsi. Dov'è? Lui ha preso l'auto. È andato alla capitale. È ferito? No, Tuan. Chi era quella gente? Sono venuti in campo. Tu ne sai niente? No, non ne so niente. Lo giuro, dottore, non ne so niente io. Quant'è? 70-40. Plasma, subito. L'altro? L'ultimo letto. Buona desiqueta. Il carrello. Subito. Bacinella. Tenga la testa giù. La camera operatoria è pronta. La camera operatoria è pronta. Di più non si può fare. Ha molto altro lavoro lei? No, dottore. Quando ha finito faccio venire una delle altre. Si riposi, eh? Buonanotte. Tuan,
Cosa c'è? Ho parlato al capo operaio del signor Patterson. Verrà a parlare con te domani mattina. Che faranno nella capitale? Non lo so, ma siete nei guai. Il signor Patterson dirà alle autorità solo le sue ragioni. Devono sentire anche le nostre ragioni. Gli uomini si sono infuriati in quel modo perché hanno creduto che il signor Patterson fosse responsabile della morte di padre Amiano. Questa non è una scusa. Non dovevano cercare di farsi giustizia da soli. Sei contro di noi adesso. Non sono contro di voi, non sono contro nessuno. So che abbiamo fatto. Sei stanco, va a casa, Gian. Ehi, Salomè, cosa fai? Eh? Adebai? Guagna, guagna già. Adebai accantirai? Eh? Ai, 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 ai. Io spero che non ti secchi che siano qui. All'ospedale, con quell'inferno che stava succedendo, non stavano bene. No, non mi secca. Mi dispiace di essere svenuta così. È stato... Ma non sei mica un'infermiera. Alec, io voglio tanto aiutarti. Vorrei fare molto di più. Ma fai abbastanza. Non preoccuparti di loro. Va a dormire. Già piantando. Non sei contento per noi? Sì, ma non andrà tutto liscio. Non vi hanno dimenticato. Oh, che faranno? Che possono fare? Molto, se vogliono. Date retta a me, ricominciate il lavoro alla piantagione e riparate i danni che avete fatto. Non ritorneremo ai vecchi tempi. Spero di no. Ma dimostrate che potete coltivare sia il riso che la gomma. Se lo facciamo, dottore, tu parlerai per noi? Sì, certamente. Potete contarci. Lo dirò subito agli uomini. Mari, Mari! Tengo il samatai! Marestini, Marestini! Come ora, tengo il samatai! Soltanto coltivando riso, sconfinano sulle sue terre, forse, ma niente di grave. Capisco bene la sua preoccupazione, signor Patterson, ma devo chiederle un po' di pazienza. La pazienza non farà funzionare la piantagione. Sono in ritardo? Venga, colonnello, si accomodi. Come va, Patterson? Buongiorno, Lopez. Discutevamo l'incidente di Selim. Incidente?
Notizie di Windom, sta bene? Il signor Patterson pensa che sta troppo bene, anzi questa è una delle ragioni per cui gli ha chiesto di venire. Che tipo d'uomo è questo dottor Windom? Beh, in gamba, intelligente, bravissimo dottore. Si sacrifica completamente per quella gente. Si sacrifica per quella gente? E in quale misura lei crede che sia coinvolto nei disordini? In nessun modo. È coinvolto e come? Seppure non ha suggerito lo sciopero né ha protetto i capi. Beh, è tanto amico dell'indigeni, voglio dire, è il suo lavoro, non mi farete credere che... Non cerchiamo di farle credere niente, colonnello, cerchiamo informazioni. Vorremmo chiederle di controllare il curriculum del dottor Windom. Vorremmo sapere se c'è stato qualcosa di natura sovversiva. Ma questo commissario è fantastico. Può sembrare così a lei, ma in questi tempi incerti il fantastico è divenuto più consueto dell'abituale. Queste sono storie inutili, commissario. Io sono qui per chiedere la protezione a cui la mia compagnia ha diritto. E vorrei averla, senza altri indugi. Se l'incidente di Salim fosse isolato, sarebbe facile risolverlo. Ma è uno dei tanti in tutto il distretto. Colonnello Lupat, per favore, vuole spiegare la situazione. Volentieri. È strettamente confidenziale, signor. Ah, sì, sì. Qui ci sono le forze ribelli comandate da Tankar. Ah, grazie. Qui l'incidente di Salim. Qui, qui, qui e qui, incidenti simili. Ora noi aspettiamo un attacco da questa zona, nel qual caso sarà necessario difendere Selim, che prima o poi dovrà essere occupata da noi in forza. Sì, questo è molto bello, ma che succederà alla gomma? Se intanto mi danneggiano la piantagione. Sono stato in questo ufficio per più di un'ora. Signor Patterson, le assicuro che la gomma preoccupa noi come lei. Facciamo continue ricognizioni sul distretto. Nel caso di sabotaggio alla piantagione, prenderemo misure immediate. Beh, questo è già qualche cosa. Credi che gli andrà bene? Mm? Voglio dire, quando torneranno Patterson e la polizia? Beh, penserei di sì. Vieni, ho una sorpresa per te. Che cos'è? Vieni. Torniamo. Lì.
Attenzione Radio 1, attenzione Radio 1, attento messaggio, passo. Attenzione Norco, mi avvicino alla piantagione Selim. Avvistato fuoco e vicinanza a capannoni gomma. Scendo di quota per indagare. Passo. A po' di bot. Sai tatao. Attenzione Norco, attività che appare sabotaggio. Passo all'azione. Oh! Ascolta qua! Vieni vicino! Vieni a vedere quel che facciamo! Polizia! Lavorate per i padroni e sarete perdonati. Anakaram babi si ergile kababi binatam! 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 Che accidente state facendo? Forse tu non lo sai, ma il governo manda truppe. Truppe, Tuan Dottore, contro di noi. Vogliamo difenderci. Come potete difendervi contro i soldati? Possiamo difendere la prigione. Possiamo tenerla per giorni. E intanto che succederà alle donne e ai bambini? Su, avanti, Gian, smettila, parla agli uomini e... fa una bella festa? Accogliere le truppe con i dolci e il vino, questo ti aspetti da noi? Mi aspetto che siate ragionevoli. Per darmi la possibilità di difendervi. Ragionevoli. Mi pare di ricordare che tu ci hai già parlato di ragione, Tuan Dottore. Dobbiamo essere ragionevoli a riparare la piantagione. Dobbiamo essere ragionevoli mentre loro ci mitragliano. E poi immagino dobbiamo essere ragionevoli quando ci metteranno al muro. Mi fai vergognare quando parli al dottore così. Lo sai che ha ragione. Per te lo so, ha sempre ragione. Sei uno sciocco se tu lo conoscessi come io. Lo adorerei come un dio. Brucerei incenso per lui come fa una donna pazza per amore come... Anda. Talvolta tua sorella ha ragione, sei uno sciocco. Quello che dovresti fare è portare gli uomini via dal villaggio a rifugiarsi in qualche posto. Quando arriveranno le truppe parlerò loro e racconterò esattamente cosa è successo. Niente storie, niente bugie, ma il vero. Noi non lasceremo mai questo paese. E io non resterò qui a vedere donne e bambini uccisi solo per il vostro orgoglio. Ascoltami, Gian. Sei proprio sicuro di volerti prendere la responsabilità per delle vite umane? Rispondimi. Io non avrei il coraggio di farlo. Pensaci bene. Ti prego, Gian. Ti prego, fa quel che dice. Stop.
stamane pensavo di andare con loro, alla loro testa, guidandoli, consigliandoli. Ma poi ho pensato, no, il mio posto è qui, al villaggio, con la gente che rimarrà. Non è giusto, Tuan? Perché porti donne e bambini? Alcuni uomini non vengono senza la famiglia. Alcune donne non restano senza i loro uomini. Avete viveri? Per 3 settimane. Quando verremo a prendervi, come sapremo dove trovarvi? Sul versante sud delle montagne azzurre ci sono 3 picchi. Va sulla tua sinistra fino ad un piccolo altipiano fra grandi rocce. 3 uomini aspetteranno. Vi guideranno da noi. Lasciamo il nostro villaggio a te, Tuan, dottore. Le nostre case, le nostre famiglie, il nostro futuro. Non li lasceremo a nessun altro. Buona fortuna. Grazie a Dio, sei tornato. Che stanno facendo qui? Hanno preso l'ospedale. Non possono prendere l'ospedale. C'è un commissario, un certo Belidron, vuole che tu vada da lui. Che venga lui da me. Alec, ti prego, sta attento. Ha l'aria di essere un uomo molto importante. Davvero? Calmati però, prima di andare da lui. Maledetto sfacciato. Sta comodo? Il dottor Windom? Sì. Permetta che mi presenti. Talit Belidron, commissario per le province del Nord, colonnello Lupat, comandante delle truppe. E cosa fate nel mio ufficio? La stavamo aspettando. Ah beh, questo si vede. Ci scusiamo dell'intrusione, ma non c'era altro luogo adatto. Il suo ospedale è un buon quartier generale. Muro, cancello, uffici, garage. E le corsie? Via, dottore. Le assicuro che non interferiremo affatto col suo lavoro medico. Torno fra qualche minuto e ti dirò che faremo. Intanto compra qualcosa da mangiare. George. Volevo arrivare prima di Belidron. Dov'è Alec? Oh, è all'ospedale con loro. È là da parecchio tempo. Lo interrogheranno. Sicuramente. Guardi qui. Preoccupati per ingerenza Windom affari locali.
Prenda contatto con lui e insista si limiti a attività mediche. Bene, così la pensano quelli che sono lontani. È incomprensibile. Giorgio, che facciamo? Mi racconti i fatti, tutto quello che è accaduto dopo che sono andato via. Da ciò che mi dice, dottore, sembrerebbe che lei simpatizzi con questi sediziosi. E lei non lo fa ora che sa i fatti? Ma il signor Patterson le aveva detto che erano agitatori professionali. Non crede che questo sia importante? Il signor Patterson non sa niente dei suoi operai, non li ascolta affatto. Così lei gli ha consigliati di fare il comizio. No, non è esatto. Loro vennero a chiedermi consiglio dopo il comizio. Perché vennero da lei per consiglio? Oh, non lo so, forse perché hanno molta fiducia in me. Capisco. Si fidavano di lei. E poi è andato all'ospedale. L'ho pregato di avere tatto. Lo avrà? Ho paura di no. Il tatto non è il suo forte. È un pasticcio, un bel pasticcio. Io non posso far molto oltre sostenerlo come cittadino inglese. Ma sicuramente, no, se qualcuno... No, purtroppo questo bellidrone ha completa autorità. Comunque, farò del mio meglio. George, crede che dovrei... No, ora stia calmo. Ma perché ha permesso che l'ospedale fosse il loro centro? Questo non è vero. Lei ha dato asilo al capo dello sciopero quando era ricercato dalla polizia. Vidal era contro lo sciopero. Mi risulta che era il loro caporione. Sì. E lei rimase in rapporti amichevoli con lui e gli uomini dopo che attaccarono il signor Patterson e sabotarono la piantagione di gomma. Credo che il dottore sia molto intelligente, colonnello. Ed è capacissimo di esprimersi per conto suo. Gliel'ho suggerito io di andare sulle montagne. Lei dice di aver istruito quegli uomini e coordinato la loro strategia. Mai detto questo. Ma gli ho ordinato di andare. Non ho ordinato. Li ho convinti allora. D'accordo, li ho convinti. Per impedire il loro arresto? Per impedire altre morti. E rifiuta di dare informazioni sul loro rifugio. Finché non cambia idea, rifiuto. Da dove prende i suoi ordini, dottore? Commissario, lei sta esagerando. Se è sua intenzione fare delle accuse... Lasci al dottor Windom, io la ponda io, se credi che per... Oh, scusate il disturbo, signore. Salve, Liz, entri. Ha scelto un buon momento. Commissario, la signora Windom. La conosco da stamane. Sì. Voi poveri uomini avete lavorato per ore ed ore e dovete essere del tutto esausti. Sono certa che vi piacerebbe sospendere e continuare la discussione a pranzo. Sarà molto più confortevole a casa nostra. Credo che date le circostanze sarebbe meglio perché rimanere... Perché no, è una splendida idea e darà al dottore il tempo di visitare i suoi malati. Che ne dice, Ale? Forse questo darà tempo al commissario di ripensarci su, o almeno spero. Su che cosa, dottore? Beh, in primo sono luogo... sicuro che il commissario sarà ragionevole. Va bene alle 8. Non voglio che il dottore trascuri i suoi pazienti proprio per causa mia. Colonnello Lupat. Grazie, signora Windom, accettiamo il suo cortese invito. Alle 8. George, non capisco questo interrogatorio. Guarda che questo telegramma. Dall'Associazione Medica Internazionale. Ha tutta la nostra attenzione, dottore. Racconti pure. Accadde un paio d'anni fa, in un'isola non lontana da qui. Tutti in quell'isola erano nostri amici. Un giorno un soldato fu ucciso da un ribelle venuto da fuori. Risultato, nel villaggio ordinarono il coprifuoco. Era la stagione del raccolto e la gente non poteva uscire di casa. E così videro dalle finestre il raccolto marcire tutto. Le autorità non avevano pensato a questo. L'inverno seguente essi soffrirono la fame. E oggi quella gente che era nostra amica è passata dall'altra parte. Ora non c'è pericolo che succeda lo stesso qui. Io odio Tankar come voi. Siamo contro le stesse idee. Ma siamo tanto ossessionati dalle idee del nemico da dimenticare le nostre. Questa gente vuole qualcosa, vuole la libertà, dignità e indipendenza. E per loro la coltivazione del riso simboleggia questo. E cosa facciamo ogni volta che tendono la mano? Ammettiamo che ci siano stati errori da entrambe le parti. Che suggerisce, dottore? No. Di ascoltare gli uomini, di fargli un giusto processo, di concedere la coltura del riso. Garantito questo, ci dirà dove sono. Farò più di dire dove sono. Ve li riporterò. È sicuro che verranno? Senza alcun dubbio. Ah, già, dimenticavo. Si fidano di lei.
Queste le condizioni: far loro un giusto processo, ascoltarne i reclami e in più la coltura del riso. E un'altra: ritirare le truppe dal villaggio. Un momento, io considero queste truppe la mia sola protezione. Se voi le ritirate dal villaggio... Ma Patterson, lei vuole che gli uomini tornino alla piantagione il più presto possibile. Sì, questo va bene, ma il commissario... Ma senza l'aiuto di Windom, il commissario può cercare mesi senza trovarli. Mi dispiace, signori, se voi la pensate così io non sono d'accordo. Si calmi, signor Patterson, non è ancora deciso. Signora, vuole scusare un momento me e il colonnello Lupin? Naturalmente. Grazie, colonnello. Allora sono d'accordo. Il colonnello ritirerà le truppe domattina. Bene, in questo caso, signori, buonanotte. Buonanotte, signora. Beh, dottore, parte anche lei domani? Si intende, riporterò gli uomini al più presto. Se posso dirlo, una felice soluzione. Quanto ti ci vorrà per trovarli? Due o tre giorni. Ma in tal caso non è meglio mandare un messaggero? No, devo andare io stesso. E se ci fosse un'emergenza all'ospedale? È un peccato privarla di suo marito, signora, ma chi altro ha una conoscenza così intima di questa gente? È meglio che vada lui. Buonanotte e grazie per l'ospitalità. Come sia riuscita a fare un pranzo elegante a Selim è un mistero. Buonanotte, Liz. Buonanotte. 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 Sono molto contento. Buonanotte, dottore. Sua moglie è stata un ospite perfetto. Stia bene. Buonanotte. 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 È il pranzo più difficile della mia vita. Sei stata grande. Sai, Alec, non credo che dovresti andare tu a prendere quella gente. Perché no? Ma non capisci che se ci vai resti ancora più impegolato nella politica locale. Io non faccio della politica, come tu dici, ma quello che ogni essere umano farebbe per la gente del suo villaggio. Ed è qui lo sbaglio. Tu ne parli sempre come del tuo villaggio. Non è il tuo villaggio, ora c'è... Senti, voglio solo riportarli qui, non ne facciamo un dramma. Ma non ne sto facendo un dramma, solo mi impunto su questo, perché altrimenti seguiterai sempre così. Sto pensando a te. Grazie, ma smettila di pensare e decidere per te. Sto cercando di non farti perdere il posto. Lo sai che la cosa più importante per te è fare il dottore. Ma certo che lo è. Ma come credi che questa gente apprezzi la scienza medica? Come credi che si convincano a farsi curare vedendomi chiuso in casa fra le provette? Non capisci che è compito di un dottore fare parte della vita della gente quanto fare prescrizioni? Se non fai attenzione, perderai il posto. Ti richiameranno. All'inferno ciò che faranno, non me ne importa. Non so quello che faranno, ma so benissimo quello che devo fare io. Alec, io so bene quello che accadrà. E smettila di interferire. Poco tempo fa hai promesso di non farlo mai. Poche ore fa tu sei stato contento della mia interferenza. Quando ti ho organizzato non il pranzo. Non organizzare niente e non organizzare la mia vita. Riporterò quella gente che a te piaccia o no. Se non ti va puoi prendere il primo aereo. Questo è esattamente quello che farò. Tuan dottore, faccia attenzione. Venga, io non sono superstiziosa, ma a me ha portato fortuna. Grazie. Se non ci sarà quando torno, grazie per il suo aiuto. Prego, non ho fatto nulla. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Vede? Bene. Buon viaggio, dottore. E buona fortuna. Grazie. Tuan! Tuan, dottore! Ho preso una decisione grande. Tu credi sempre che io... Ma ho deciso di venire con te. Come sindaco di Selim è mio dovere stare al tuo fianco per guidare la gente alla salvezza delle loro case. Tu non conosci le montagne, è facile perdersi. Prego, tuan dottore... La mia gente deve sapere quali i suoi interessi a cuore. Va bene, vieni. Con te, Turon. No, io vado avanti con fucile e uccido animali cattivi, guarda. Ehi, Turon, Turon. Compolar, vente. Torna subito.
Miss? Scusami per ieri sera, avevo perso la calma. Prego, anch'io avevo perso la mia. Non è colpa di nessuno, siamo fatti così, tu l'avevi detto. Abbiti cura. Non preoccuparti. Se vuoi andare alla capitale, George Asbrook può... Ah sì, glielo chiederò, grazie. Addio, Alec. Buona fortuna. Addio. Cos'è? Sto pensando alle facce dei compaesani quando vedranno che sto con te. Saranno molto sorpresi. Andrò avanti io. Salve. Liz, me ne vado. Stanotte? Sì, mi vogliono alla capitale. Oh. Sembra stanca. Il non aver niente da fare è stanca. È la verità? E qual è? Abbiamo avuto una lite feroce ieri sera. E perché? Tutto pare che vada bene. Il solito problema. Alec non sopporta che gli dica quel che dovrebbe fare. È stata una lite seria? Mi ha suggerito di andarmene alla capitale. Forse sarebbe una buona idea. Può venire con me? Me l'ha detto anche lui. E perché non lo fa? Potrebbe distrarsi un pochino. Così vedrebbe le cose nella giusta prospettiva. Bagni caldi, docce fredde, pranzo da chirichiri. Perché non prova? No. Un po' di vecchia strategia può essere efficace, sa? Lo ama molto, non è vero? Sì, lo amo. Capisco. Quando voi due lo volete, avvertitemi e manderò l'aereo. Lo faremo. Fatelo presto. E stia bene. Sicuro. Meglio continuare. Un'altra mezz'ora e ci accamperemo. Venga, colonnello. Sieda. Grazie. Si dovrà muovere alla svelta, ma certo lei ha fatto l'impossibile.
Come stanno le cose? Sono tornati? Stanno tornando. Il primo plotone entra adesso nel villaggio e per mezzanotte saranno qui tutti. Bene. Ecco gli ordini. È una questione politica. Non ne abbiamo colpa noi, le istruzioni sono molto chiare. Dobbiamo dare un esempio a tutta la nazione. Far vedere che sfidare la legge è un mestiere spiacevole e pericoloso. E il dottore? Il dottore dovrà essere deluso. Che cosa possiamo fare? Noi dobbiamo ubbidire agli ordini. Nella stagione delle piogge straripa un po', però in compenso durante quella secca ci fanno il nido i serpenti. Signora Windham! Signora Windham! Che c'è, Anne? Oh, devo parlarle un momento, è urgente. Ho inteso poco fa una cosa terribile. Venga, s'accomodi. No, 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 non c'è tempo. Hanno detto tutte bugie, le loro promesse. Quello che stanno per fare... Chi sta per fare? Il commissario ha fatto tornare le truppe nel villaggio perché vogliono dare un esempio agli uomini. Arresteranno Gian e gli altri e li fucileranno. Ma ha promesso che le truppe non sarebbero tornate. Il dottore ha promesso a Gian, ma non sarà così, purtroppo. Gian e il dottore si trovano in pericolo. Dobbiamo fare qualcosa. Andrò a parlare al commissario. No, non vada, prego, non otterrà niente. Le dirà che la decisione non è sua, ma del suo governo. Che si può fare, signora? Bisogna avvertirle. Dobbiamo impedire che tornino. Andremo insieme. Lupin! Voglio che un'auto sia qui tra un'ora. Bene, buonanotte. Buonanotte. Presto. Mi libererò di lui appena posso. Cara signora Windham, non disturbo, spero. No, se è importante. C'è stato un cambiamento nei piani. Ah. Vorrei che lei partisse per la capitale stanotte. C'è un aereo che decolla tra due ore. Un ufficiale la scorterà fino all'aeroporto. Ma lei non si aspetterà che io parta senza mio marito? Lui sarà portato alla capitale non appena arriva. In questo caso, se permette, preferisco aspettarlo e partire con lui. Come vuole. Ma devo avvertirla di non lasciare la sua casa. Il villaggio è stato chiuso. Le strade sono bloccate. Nessuno può muoversi senza permesso. Che cosa succede? Niente da preoccuparla. Purché naturalmente obbedisca agli ordini. Buonanotte. Vieni.
E nella chiesa più data anche? Signora, la di sotto! Pigimana! Dimana! Dice buon che sta. Apa dalam? Da papa, ma canan lembu saja. Saya tengok. Wah, periksa betul-betul ya. Cari sampo. Apa mau? Scusi. Vengo dall'ospedale. Sono la moglie. Scusi, non capisco il suo linguaggio. Io non capisco. Riposeremo sulla cima. Ah, ci siamo. Ade vai! Chi siete? Soy apa engkau? Saya tuan doktor. Engkau ada apa? Ada lagi orang datang? Tidak. Ambil jemis nombor. Pusing, doktor. Ikat tangannya belakang. Saya jadi pinggul di selim. Lepaskan tuan doktor sekali. Ini salah, Abdul. Jangan. Ini salah, Abdul. Jangan. Ini salah, Abdul. Jangan!
Droga. Di cosa? Ancora droga. Vai. Così lei è il dottore, l'aspettavamo. I suoi amici di Selim hanno raccontato di lei. Quali miei amici? Sono qui, diverranno buoni soldati. Vorrei vederli. Perché? Non mi crede? Dov'è Vidal? Vorrei vederlo. Ma certamente. Vidal! Che è successo? Avanti, diglielo, digli la verità. Ci hanno presi quando ti aspettavamo. Ci hanno detto che potevamo arruolarci o essere loro nemici. Ma Tuan, ora noi siamo con loro. Non avete combattuto? E le donne e i bambini? No, dottore. Loro ci hanno parlato. Abbiamo imparato a vedere le cose differentemente. Adesso noi combatteremo per la libertà con tutte le forze. Queste non sono parole tue, sono sue. Credevo che fossi contro Tancar. Mi sbagliamo. Gian, tu cadi in una trappola, la più vecchia delle trappole. Questi se ne infischiano della tua libertà. Ti daranno dei diritti, sì, ma hai pensato a ciò che dovrai dare in cambio? Ti abbiamo ascoltato troppo a lungo, dottore. Siamo soldati adesso. Soldati. Io mi rammento di un uomo chiamato Amian. Lui mi sarebbe contro adesso. Perché sapeva che la violenza e il terrore non servono. Era un debole. Tu lo credevi un santo? Il mondo non è per i santi, ma per coloro che combattono. Dottore! Tuan dottore! Tuan dottore! Tuan dottore! Tuan Wisdom! Tuan dottore! Cosa volete fargli? Tuan dottore! Tuan dottore! Misal Chuanare! Tahan Samadia! Matra.
Cosa c'è? Cosa c'è? Scusami, dottore. Bambine piangono, uomini no. Ma è stato terribile. Che cosa? Quello che le hanno fatto. A chi, Costi, a chi? Anna, lei voleva trovarti perché già non doveva tornare. E poi cosa è successo? Sono venuti con luce e fucili e hanno visto Anna. Lei è scappata via. Io mi sono nascosto sotto il ponte. Loro l'hanno uccisa. Ci siamo intesi. Le truppe si ritirano all'aeroporto. Il ponte verrà demolito al primo segno di attacco. D'accordo. Sembra che il viaggio sia stato duro. Molto. E i suoi amici non l'hanno accolto bene. Sì, sappiamo tutto. Sono sorpreso che l'abbia scampata. Hanno ucciso il sindaco. Un povero essere inoffensivo. Fortuna non abbiano ucciso lei. Tutti facciamo sbagli, dottore. Sono lieto che lei riconosca i suoi. Ah, ha preso il ragazzo bene. Perché ha fucilato Anna? Non l'ho fucilata io, la ragazza. Sì, è morta. Mentre tentava di fuggire, forse per avvertire lei. Le mie sentinelle avevano degli ordini. È stato spiacevole, ma è la guerra. Tra poco ci attaccheranno, ma oramai noi siamo pronti. Come lo sa che attaccheranno? Può darsi che non siamo del tutto perfetti, ma non siamo neanche quei grandi imbecilli che qualche persona crede. Questa volta li distruggeremo. Qui a Selim? A Selim e dovunque. Ma questo villaggio è un aereo che parte per la capitale domattina. Le consiglio di partire con quello. Anche a me dispiace questa guerra. No, non ho potuto, Alec. Mi stai bene? Sì. Lo sai che i soldati hanno ucciso Anna? Io ero là. Volevano impedirvi di ritornare. Fatica inutile. Si sono arruolati con Tankar. No, non ci credo. John non poteva farti questo. L'ha fatto. Cosa dicevi? Pensa a fare il dottore e non ti impicciare. Mi sono comportato da sciocco. No, non è vero. Ciò che hai detto a quel pranzo era giusto. Tu sapevi a che avrebbero costretto questa gente. Solo perché noi non volevamo capire, ci sarà una guerra. Ce ne andiamo, Rhys. Partirà un aereo per noi domattina. Ma non puoi andare adesso. Adesso ci sarà bisogno di te all'ospedale, molto più di prima. Ci manderanno un altro. Loro non vogliono un altro, vogliono te. L'hai visto? Non t'ho mai inteso parlare così prima. Questa gente è importante per te e tu per loro. E
E solo perché hanno fatto uno sbaglio, tu non puoi abbandonarli, Alec. Tu non li abbandonerai perché io non lo permetterò. Che sono? Cannoni? Pare di sì. Tuan dottore, chiedono di lei all'ospedale. Sula sta per avere il bambino. Thank you.